Oh,
Allora, al ritorno dalla Coppa Italia, all'andata con il 3P Vallenoce, avevamo perso per 7-5, questa sera 6-3, un bel risultato, passa il Castrum. La partita a tratti un pochettino nervosa, il primo tempo un po' statici. Presidente, a San Siro si dice pazza Inter, oggi qui al Boschetto pazzo Castrum. Beh, direi soprattutto che in casa comandiamo noi, finalmente era ora. Era ora che quest'anno incominciassimo a dettare legge in casa, viste le ultime uscite non molto soddisfacenti. E devo dire, è stata una bellissima prestazione da parte della squadra, ottimo gioco, i ragazzi stanno imparando i nuovi schemi del mister, ho visto che il pubblico ha risposto e questo mi riempie enormemente d'orgoglio. Niente, per quanto riguarda la partita, è stata una partita molto maschia, giocata dalle squadre a viso aperto, ma comunque nei limiti della sportività, per cui ringrazio anche gli avversari per il bellissimo spettacolo offerto in campo. Niente, devo dire che finalmente riusciamo a integrare qualche giovane della Juniores in prima squadra. Emilio è andato in gol, ha propiziato un'altra rete e comunque è stato sempre decisivo nel bene e nel male nelle sorti della partita. E speriamo che quest'anno, diciamo, riusciamo a toglierci qualche soddisfazione. È difficile perché il campionato si dimostra un tantino più complicato rispetto all'annata precedente, diciamo che abbiamo perso anche l'entusiasmo della novità rispetto all'anno scorso e poi stiamo integrando i nuovi schemi col mister, per cui abbiamo bisogno di un po' di tempo per farli nostri, però ne sono sicuro che i ragazzi non ci deluderanno. Presidente, appena iniziata la partita questa sera mi sembrava di vedere la Juniores, perché avevamo in banchina il mister della Juniores Caputo e ho visto che ha fatto il suo lavoro anche questa sera. Beh, devo dire innanzitutto un ringraziamento particolare va a mister Caputo, che ha sostituito Bloise, che per motivi suoi personali oggi non poteva presiedere in panchina. Però vorrei allacciarmi al discorso della Juniores. I ragazzi della Juniores devono capire che venire in prima squadra deve essere un onore, non un sacrificio, perché già respirare il clima partita della C1 di una Coppa Italia è importantissimo per la loro crescita, e quindi per questo mi è piaciuto moltissimo l'atteggiamento dei ragazzi Juniores, che non sono entrati in campo ma comunque hanno sostenuto, hanno sofferto e hanno gioito alla fine insieme a tutti i compagni, e quindi questa è una cosa positiva, è quello che deve dare spunto a loro per migliorare, per poter essere in futuro molto prossimo, spero, titolari e giocarsi in prima persona queste partite. Benissimo presidente, allora ci godiamo questa vittoria questa sera e alla prossima lunedì con la Juniores. Grazie, forza Castrum. Sempre forza.